Dopo tanti anni, l'ora buia è tornata e con sé ha portato Persona 3 Reload, remake del terzo capitolo della serie di Persona, che ho avuto il piacere di giocare in anteprima grazie agli amici di Game Time che mi hanno commissionato una recensione per loro. È stata un'esperienza semplicemente stupenda che ho deciso di raccontarvi in questo video. Ovviamente per avere delle informazioni più tecniche troverete la review qua sotto tra gli elementi della descrizione. Andatela a leggere. Direi che possiamo cominciare a scalare insieme le vette del Tartaro, la torre oscura che dopo tanti anni è tornata a terrorizzarci. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro e oggi sono qui per raccontarvi quella che è stata la mia esperienza con Persona 3 Reload. Inutile dirvi che nelle ultime due settimane non ho fatto altro che giocarci, perché come i fan di Persona sapranno bene, una volta che si comincia un titolo della serie si entra in una sorta di vortice da cui è impossibile uscire. Si finisce proprio risucchiati in quella che è una dimensione alternativa. Io sono fan di Persona da molti anni, iniziai nel 2009 con Persona 4 per PS2, lo vidi su YouTube e mi incuriosì tantissimo, mi piaceva il sistema di gioco, i personaggi, il character design, quindi decisi di acquistarlo. Tra l'altro questa edizione aveva incluso anche un CD con una selezione della colonna sonora, cose che purtroppo al giorno d'oggi non fanno più. All'epoca mi innamorai di Persona 4 e acquistai pochi mesi dopo Persona 3 FES, che mi lasciò un po' più tiepido rispetto al quarto capitolo, proprio perché a livello di gameplay c'erano parecchi problemi. In primis il fatto che i personaggi del party che non fossero il protagonista erano comandati da un'IA e tante volte capitava che facessero ciò che a loro pareva. Fu una scelta di game design, perché secondo gli sviluppatori utilizzare solo il protagonista era più immersivo, ma una scelta di game design piuttosto discutibile, perché in un gioco di ruolo a turni è bello avere il controllo di tutti i protagonisti schierati in campo, anche per creare delle tattiche e combattere meglio. Avere Yukari che non cura mai durante le fight può diventare un vero problema. Nel corso degli anni, purtroppo, non è mai stata pubblicata un'edizione di Persona 3 che fosse decente, a mio avviso, perché Portable andava a eliminare tutta l'immersività legata alle fasi di esplorazione durante la vita quotidiana. Lo stile visual novel con vista dall'alto, scenari pre-renderizzati, sinceramente non mi ha mai convinto. Infatti Portable l'ho sempre skippato e non l'ho mai giocato. Nonostante fosse interessante il fatto di poter utilizzare una protagonista femminile oltre al protagonista maschile classico, chiamato appunto canonicamente Makoto Yuki. Persona 3 Reload, quando lo annunciarono, per me fu un momento di gioia, perché era anni che volevo giocare una versione di Persona 3 che avesse un gameplay e un'immersività al pari di Persona 4 o di Persona 5. E a gioco quasi terminato devo dire che Reload ci è riuscito perfettamente a sistemare questi problemi, perché ora il party è tutto controllabile. In battaglia è stata aggiunta anche una nuova meccanica, ossia la meccanica del cambio, cioè se andremo a colpire un nemico con la sua debolezza potremo passare a un altro personaggio e fare un altro attacco e colpire un altro nemico con un'altra debolezza, e quindi insomma sono andati a svecchiare molto molto bene il combat system, a renderlo molto molto più energico e rapido rispetto a una volta. Comoda anche l'aggiunta della teurgia, che è questo attacco speciale in stile Limit Break di Final Fantasy VII, con tanto di animazione gestita benissimo, spettacolare, proprio bella da vedere. In generale comunque il
la cosa che è stata migliorata di più è proprio il combat system, al di là poi anche di altre piccole chicche che sono state aggiunte, come appunto le attività del dormitorio, in cui è possibile finalmente intrattenere anche dei rapporti con i personaggi maschili del party. Una volta non si poteva fare, non c'erano social link / affinità sociali, quindi i nostri amici maschi del gruppo non andavamo mai a conoscerli. Una cosa che mi ha sempre lasciato abbastanza perplesso di Persona 3, che però qui è stata sistemata in questo modo, sebbene anche in questo caso non sarà possibile intraprendere appunto dei social link classici con un arcana collegato. Poi vabbè, l'atmosfera generale mi ha convinto tantissimo, i colori sono un po' più chiari rispetto a Persona 3 base, Persona 3 FES, l'atmosfera generale è appunto un po' più light, meno gloomy, però la trama è rimasta tale e quale, si parla di depressione, di morte, di azioni reiterate ogni giorno e del senso che hanno, e soprattutto di traumi che portano a un malessere interiore. Persona 3 è un gioco che parla tanto del malessere interiore, ne fa quasi il tema principale. Non per nulla il blu è il colore predominante, sappiamo che il blu è un colore che si associa proprio alla depressione. Al di là di quello, non mancheranno sicuramente momenti divertenti come la vacanza a Yakushima, in cui vedremo Makoto, Junpei e Akiko Sanada divertirsi in spiaggia, provarci con le ragazze. Persona non rinuncia mai a quelli che sono quei momenti un po' più scanzonati, che sono anche insomma adatti a descrivere la vita di quelli che sono dei teenager. I protagonisti sono tutti dei teenager che hanno 16-17 anni. Ecco, se c'è un elemento di Persona 3 che purtroppo è rimasto molto simile all'originale e che ancora non mi convince, è il Tartarus, o meglio Tartaro nella traduzione italiana, anche se sì, localizzazione mi fa abbastanza restare perplesso, perché Tartaro mi fa pensare a quello dei denti, ma vabbè, comunque. Il Tartaro mantiene la sua struttura procedurale a blocchi, ogni blocco ha un aspetto estetico diverso, però dopo un po', dopo tanti piani, inizia a sentirsi un pochino la noia. Ovviamente i Palace di Persona 5 erano su un altro livello, così come i dungeon del TV World, che sebbene fossero anch'essi procedurali, ognuno aveva una sua personalità. Tartarus sono semplicemente 256 piani da scalare, dove si incontrano boss, ombre e tante situazioni molto simili tra di loro. Diciamo che riprende proprio la classica struttura di un dungeon crawler vecchio stile, in cui c'è questo dungeon da esplorare che non ha chissà quale estetica originale, ma che comunque è ricco di mostri da pestare e da sconfiggere. È divertente, però ad alcuni potrebbe portare insomma un po' di noia dopo qualche ora. Fortunatamente è stata eliminata la meccanica della fatigue, ossia che una volta in Persona 3 originale, in Persona 3 FES, i personaggi si stancavano dopo un tot di piani, quindi era necessario tornare indietro affinché si riposassero. Se non lo si faceva, risultavano meno performanti in battaglia, facevano meno danno, se ne beccavano di più, insomma, un disastro. Quindi era necessario per forza mollare l'esplorazione per quella giornata, tornare a riposare e poi, insomma, andare avanti nei giorni successivi. Ho apprezzato anche, invece, per quanto riguarda le affinità sociali, che sia stato mantenuto il reverse, ossia sarà possibile far arrabbiare i personaggi durante i social link e in questo modo bloccare la progressione. A me è successo con Yukari e sono stati dolori, considerando anche che volevo fare la romance con lei. Poi comunque ci sono riuscito, facendomi perdonare. Però appunto, il reverse qui funziona diversamente rispetto al passato. Non rischierete più di rompere una relazione per sempre, perché poteva accadere in Persona 3 e in FES, però la bloccherete finché non vi farete perdonare in qualche modo.
Da quel che ho visto non c'è neanche la possibilità di far diminuire il grado del social link, cosa che invece in FES accadeva. A me non è successo nella mia partita. È anche vero che per ottenere un reverse ci vuole tanto tanto impegno. Io non, appunto, tranne quella volta che ho dato una risposta sbagliata a Yukari, non ho mai avuto problemi da questo punto di vista, quindi sono riuscito a mandare avanti le mie relazioni in piena scioltezza. Comunque, che dirvi ragazzi, io sinceramente sono rimasto estasiato da Persona 3 Reload, le sue atmosfere, il suo combat system, i suoi personaggi. Io adoro il cast di Persona 3, Junpei mi fa spisciare ogni volta che parla, anche perché rappresenta un po' il classico nerd imbranato che ogni tanto prova a fare qualcosa di figo, sente sempre l'eroe del gruppo, il capo del gruppo, quando in realtà è solo uno stupidotto ingenuo in certe situazioni. Poi io ho anche un grande affetto per Yukari, che so che dalla community è parecchio odiata, che trovo scritta benissimo. La sua vita difficile con i genitori, il rapporto complesso con la madre sono descritti molto bene. Infatti secondo me il punto di forza di Persona 3 Reload, così come lo è anche negli altri capitoli, è la scrittura dei personaggi, che raggiunge dei picchi incredibili. Anche le varie affinità sociali sono scritte con molta attenzione. Ci sono storie che vale proprio la pena vivere, sebbene siano secondarie rispetto alla trama principale. Vi faccio un esempio: la storia della bambina Maiko, che vive un rapporto difficile con i genitori, è molto toccante, perché la si vede proprio soffrire. Il fatto che i genitori stiano per divorziare è per lei un dolore molto molto forte. Anche la storia di Kamiki, il ragazzo con la maglia a righe che soffre di una malattia ed è prossimo alla morte, è molto toccante e va a toccare le corde giuste. Diciamo che tutte le storie personali di Persona 3 sono abbastanza tristi, abbastanza malinconiche. Ecco, la malinconia è un altro elemento importante di questo gioco. Persona 3 è molto più riflessivo rispetto a Persona 5. Non che Persona 5 non tratti delle tematiche importanti, lo fa sicuramente, ma Persona 3 ha una delicatezza maggiore nel raccontare il tutto, anche perché è l'atmosfera a fare molto. In Persona 5 c'è un'atmosfera molto più allegra rispetto a Persona 3, anche tra i membri del party è tutto molto più easy going. In Persona 3 invece è come se ci fosse sempre qualcosa di fondo che non va, una sorta di ansia di fondo che permea il carattere, la vita di tutti gli abitanti del dormitorio Iwato Dai. Poi vabbè, insomma, ci sono tantissimi altri motivi per cui Persona 3 mi ha divertito. Ho amato le operazioni la notte, o meglio le notti di luna piena, in cui bisogna andare a sconfiggere delle ombre più potenti, e vabbè, la host che c'è durante quelle boss fight, Master of Shadow, è semplicemente fantastica ed è una delle boss team che io preferisco in assoluto. Vi giuro che mentre stavo giocando ero lì che facevo headbanging pesante, perché non si può farne decisamente a meno. Ad ogni modo, io mi sento di consigliare Persona 3 Reload sia ai fan storici della serie, che hanno giocato e conoscono a menadito Persona 3 base o Persona 3 FES o addirittura Portable, perché lo potranno giocare sotto una luce nuova, una luce più moderna. È stato modernizzato su tutto per essere anche più in linea con Persona 5. E lo consiglio però anche a chi vuole avvicinarsi alla serie per la prima volta, perché dal mio punto di vista è un ottimo entry point. Ha qualche meccanica in meno rispetto a Persona 5 Royal, ma di fatto di cose da fare ce ne sono tantissime. Potrete alzare le caratteristiche sociali andando a mangiare ramen, studiando, aumenterete il vostro sapere. Insomma, di cose da fare ce ne sono sempre.
Ovvio che alla base ci sta sempre la pianificazione. Nel corso della giornata si possono svolgere determinate attività e quelle devono essere fatte. Cioè, si può fare una al pomeriggio e una la sera generalmente. Poi dipende un po' dalle varie situazioni. Però appunto Atlus dal mio punto di vista ha fatto un lavoro semplicemente eccezionale con Reload. L'unico difetto che io trovo in questa edizione è il fatto che non sia stato incluso lo scenario di Answer presente in FES, che racconta una parte aggiuntiva di trama che dura circa 25-30 ore. Parte molto interessante e importante che ha come protagonista Aegis, uno dei personaggi più amati di Persona 3, la ragazza androide che incontrerete poi a un certo punto dell'avventura. Essendo già stato scritto e realizzato tanti anni fa, sarebbe stato bello poterlo giocare anche qui rifatto da zero, ma io ho come la sensazione che Atlus rilascerà un DLC a riguardo e la cosa non è che mi fa proprio impazzire. Mi auguro solo che non venga realizzato un Persona 3 Reload FES, perché mi arrabbierei abbastanza, soprattutto se venduto a prezzo pieno, però questo ce lo dirà solo il tempo. Ecco, un altro aspetto che personalmente non ho apprezzato è stato quello di non includere la protagonista femminile di Portable, perché insomma sarebbe stato bello anche per le ragazze avere la possibilità di avere un personaggio da comandare che le rappresentasse di più, che insomma favorisse anche a loro meglio l'immedesimazione. Ecco, la colonna sonora, come è stato per gli altri capitoli di Persona, raggiunge vette altissime. Tutte le tracce sono state riarrangiate da Kitagio, l'allievo di Shoji Meguro. Meguro, per chi non lo sapesse, è colui che ha composto le host di tutti gli altri Persona, quelli principali. Mentre per quanto riguarda la cantante femminile non abbiamo più la Kawamura, ma è stata sostituita da Azumi Takashi, che a me non piace per niente, perché ha un modo di cantare che trovo proprio fuori luogo. Il Baby Baby di Mass Destruction l'ha completamente rovinato, perché strascica tantissimo le frasi e le parole che pronuncia. Devo dire che è il punto più basso nel riarrangiamento della host, appunto. Torna però Lotus Juice, che spacca come sempre i culi con il suo rap stupendo. Ecco, ho apprezzato, mi è piaciuta molto anche la traccia musicale nuova per le fight, che potrete sentire quando colpirete un'ombra di sorpresa, che si chiama It's Going Down Now, che è molto molto carina, però non raggiunge il livello di Mass Destruction, che è proprio su un'altra vetta. Mass Destruction è una delle migliori host di battaglia di tutta la serie, anche se la Surprise forse è un gradino sopra la Surprise di Persona 5, per chi non lo sapesse. Ad ogni modo, ragazzi, questa è stata una brevissima panoramica, un brevissimo racconto di quello che io ho apprezzato in Persona 3 Reload. Mi ci sono divertito da matti in queste 70 ore che ci ho dedicato, devo ancora finirlo, mi manca poco, sono arrivato a dicembre e nulla, personalmente l'unica cosa che posso dirvi di fare è di prenderlo e di giocarlo e di perdervi a Tatsumi Port Island, che è un mondo ricco di segreti da scoprire. Poi insomma l'ora buia di notte con le ombre che arrivano, la gente che si trasforma in bare, insomma da scoprire c'è tanto. Che siate giocatori nuovi, che siate giocatori datati, che conoscono la serie, recuperatelo. Io invece andrò a recuperarmi gli Shin Megami Tensei, che mi mancano e un appassionato di JRPG non può avere certe lacune. Ad ogni modo, vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento, a dirmi la vostra qua sotto, fatemi sapere se avrete intenzione di giocare Persona 3 Reload. E io, come sempre, vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!